buongiorno e benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla. Siamo qui col nostro ospite musicale, lui è Lorenzo, Lorenzo Sorgi. Ciao Lorenzo. Buongiorno. Allora Lorenzo, buongiorno a tutti. Grazie di essere qui con noi innanzitutto. Come stai? Grazie a voi. Come stai? Beh, guarda, diciamo bene, dai, in questo momento così particolare uno cerca di tenersi impegnato, insomma, di dedicarsi alle cose belle, dai, insomma, suono, ecco, compongo, insomma, dai, mi tengo impegnato. Ecco, bene, bene. Allora, per chi non lo conoscesse, Lorenzo Sorgi è un, possiamo dire, chitarrista? Sì. Ecco, un chitarrista però classico, ecco, giusto, giusto per dire, no? Sì, sì. Ecco, adesso, anche se ho qui davanti a me la tua scheda, vuoi presentarti un attimino tu, da dove provieni e quello che fai? Perfetto, allora, io vengo da Roma, ho studiato al Conservatorio di Frosinone, chitarra classica e composizione, e tuttora sto studiando composizione, ma sono all'ultimo anno, e ho iniziato, come dire, questo percorso spinto poi da, come dire, da un grande amore, da una grande passione, volendo fare il chitarrista, e ad un certo punto mi sono reso conto che c'era anche questa forte chiamata verso la composizione, questo profondo amore, come dire, per il creare a musica e arte, oltre che, insomma, fruirla e farla. E quindi mi sono, come dire, dopo il diploma di chitarra sono andato, anzi in realtà mentre facevo il diploma ho iniziato già i primissimi studi di composizione. E chitarra l'ho studiata con il maestro Gianni Beccherucci, composizione la studio tuttora con il maestro Luca Salvadori, sempre a Frosinone. E, per quanto mi riguarda, quindi ho sempre cercato, come dire, una conciliazione fra queste due anime, quindi quella del chitarrista, dell'esecutore e quella del compositore. Quindi lo stare tra il pubblico, tra le persone, il comunicare direttamente col pubblico tramite lo strumento e il creare, no? Lo stare nella stanzina buia con i libri, le partiture a leggere, a ideare. E niente, quindi posso dire che, come dire, parte del mio lavoro, buona parte del mio lavoro come compositore è stata proprio, come dire, ha seguito questa direttrice, cioè l'idea che ci fosse da una parte il bisogno di comunicare, lo stare sul palco, il piacere di stare davanti al pubblico sul palco, perché poi, insomma, noi siamo tutti un po', noi artisti siamo tutti un po', come dire, un po' narcisisti, un po' egocentrici, quindi il palco è sempre un grande piacere, e dall'altra la ricerca intellettuale, il bisogno di conoscere, confrontarsi anche, insomma, con tante opere importanti del passato e del presente. Quindi da queste due sfere, cioè da una parte la ricerca, la speculazione, e dall'altra il bisogno di comunicare, dalla dialettica costante tra queste due cose nasce un po' il mio lavoro, insomma, perlomeno ci provo, ecco, questa è un po' l'intenzione, certo. Poi per dire, certo, non mi ascolto, dove, se ci sono riuscito o no, insomma. Indubbiamente, ma ci stai riuscendo bene, secondo me. Senti, volevo chiederti, no, tra un concerto di rock, ecco, e invece un concerto di chitarra, di musica classica, no? C'è una bella differenza di pubblico, no? Da una parte, certo, c'è uno schiamazzo, tra virgolette, bello, continuo, e da questa parte, uh-huh, invece, con la vostra esibizione, c'è silenzio assoluto, ecco. Sì. Come nasce la sinergia col tuo pubblico in questo contesto? Quindi in quello della chitarra classica? Sì, sì, nel tuo contesto, sì, sì. Come nasce la sinergia? Cioè, il pathos con il pubblico, tu come lo avverti? Guarda, questa è una domanda difficile a cui rispondere, perché, non so, io credo che quando il pathos si crea è qualcosa, come dire, di quasi intangibile, cioè tu sei lì che suoni, è come se io in qualche modo arrivassi ad una profonda concentrazione dovuta chiaramente anche alla tensione del momento, e in questa concentrazione sia io che il pubblico ascoltassimo la mia musica, non so, è come se ci fosse una sorta di identificazione collettiva nel suono, e quindi il silenzio in realtà non è qualcosa di, come dire, reverenziale o, non so, museale, ma è, certo, proprio lo stare nel suono, ecco. Quindi è una forma di catarsi, se vuoi. Per cui tu avverti questa sensazione. Prego. Che arriva. Scusami, puoi ripetere per favore? L'avverti la sensazione che arriva dal pubblico, comunque?
Sì, diciamo che quando uno suona sente, come dire, se il pubblico segue, se il pubblico non segue, in qualche modo pelle lo senti, non saprei dirti come, questo purtroppo non lo so, però sì, lo Certo, senti se il no, pubblico perché segue. sai, nel concerto rock uno dice, la gente dice va Sì. dietro, no? Ecco, in un concerto di musica classica si sta lì in silenzio per cercare di carpire tutte le cose belle del momento, no? Ecco, senti, ma ti è mai capitato mentre stavi facendo l'esecuzione di pensare tra te, oddio, ho sbagliato? Guarda, allora, i primi anni sì, perché uno nei primi anni di studio, nei primi saggi, i primi concerti, anche i primi concorsi è sempre molto teso, no? Molto, stai molto sull'errore, cioè, oddio, ho sbagliato una nota, insomma, no, no, non è che te lo godi più di tanto il concerto. Negli ultimi anni, quando uno diventa più esperto, no, perché impari innanzitutto ad avere maggiore sicurezza in te stesso e poi a rimanere concentrato su ciò che tu vuoi esprimere con la musica. Quindi se tu hai un'idea forte in testa, hai, come dire, un messaggio chiaro da comunicare, poi il singolo errore diventa insignificante perché tu vai dritto su quello che vuoi dire. E questo Certo. però chiaramente più che un, come dire, più che un dono è parte del mestiere, insomma, si impara facendo. Indubbiamente, indubbiamente. Senti, parliamo invece di questo progetto dove dopo, a fine intervista, andiamo ad ascoltare questo brano. Come Allora, nasce? questo progetto nasce da un'idea del maestro Eugenio Becherucci, il mio ex maestro di chitarra, che ha commissionato a me e ad altri compositori dei brani ispirati alle Città Invisibili di Italo Calvino. Lui ci ha dato semplicemente questo riferimento letterario e poi ha detto: guardate ragazzi, componete un numero di brani a vostra scelta, forma libera, linguaggio libero, anche perché oggi siamo in un'epoca in cui linguaggi cambiano, si mescolano, insomma non c'è più un linguaggio musicale ma ce ne sono molti, quindi lui giustamente, da persona molto acuta, non ha posto limiti da quel punto di vista, con l'unica, come dire, l'unica limitazione di non, chiaramente non fare le stesse città, quindi ha detto comunicatemi prima insomma quale brano volete mettere in musica e successivamente insomma, insomma quando avrò appurato che non tutti, cioè che fate tutte cose diverse, chiaramente procedete. Quindi, passata questa prima fase, io ho letto il libro moltissime volte, e devo dire un libro meraviglioso, uno dei, secondo me, dei maggiori capolavori di Italo Calvino. E niente, ho cercato da una parte di costruire una struttura musicale che avesse chiaramente un senso musicale, quindi ragionare a questa composizione da un punto di vista sonoro, anche in riferimento alla tradizione classica, e dall'altro punto di vista di invece, come dire, isolare delle città nel novero di quelle descritte da Calvino che avessero delle peculiarità e che mi potessero in qualche modo aiutare anche musicalmente. Certo. E niente, quindi in questo percorso, cioè, come dire, leggendo delle città, cioè io ho cercato tra le città che ho letto quelle che, come dire, è un po' difficile da spiegare, che nell'atto di leggere mi ispiravano, come dire, un moto musicale, un movimento, una descrizione, un colore, un timbro, non so, insomma, perché purtroppo nella mente dei compositori a volte avviene questo, uno è lì che legge un libro e dice, oddio, ma questa forse con un violino, sei cose così, no? E ecco, io ho cercato quei brani che in qualche modo, come dire, già ad una prima lettura mi ispirassero qualcosa di musicale, in un processo che poi è inconscio, quindi non saprei dire più esattamente che cosa ha portato a che cosa. E niente, quindi io ho iniziato, siccome il libro, lo dico insomma nel caso qualcuno non l'avesse letto, il libro è basato su il racconto che Marco Polo fa al Kublai Khan delle città che ha visto in giro per il mondo ed è, come dire, un modo che Calvino utilizza per descrivere vari aspetti legati alla città, all'abitare, al vivere comune, alla cultura legata ad un luogo, alla vita delle persone, a come questa vita è, come dire, influenzata anche dall'ambiente in cui vivo. Insomma, è uno zibaldone, se vogliamo, di pensieri nel quale Calvino affronta vari temi, legandoli a queste descrizioni molto immaginifiche delle città. E ogni descrizione è, come dire, fatta a piccoli gruppi, cioè, scusa, ci sono vari gruppi con vari racconti, e varie, come dire, varie tematiche, e ogni gruppo di racconti è intromettente
caratterizzato da brevi pagine nelle quali Marco Polo racconta il Kublai Khan, quindi c'è questa doppia dimensione, da una parte il racconto e dall'altra il dialogo tra Marco Polo e Kublai Khan, che poi Pasolini diceva, secondo lui, essere due alter ego di Calvino. Diceva, da una parte il giovane Calvino che cerca l'avventura, che è sempre curioso come un bambino, e dall'altra il vecchio che è Kublai Khan, il re, che è stanco di questo suo regno, che vuole evadere, insomma, cerca una freschezza che ha perso. Ecco, diciamo, in questa dicotomia, quindi racconto e dialogo, io ho ambientato il lavoro. Quindi il lavoro comincia con un preludio, anzi un prologo, scusami, nel quale, cioè, in un primo momento Marco Polo, che io ho immaginato Marco Polo che declamasse al Kublai Khan le sue gesta, si presentasse alla corte del Kublai Khan accompagnandosi con una chitarra o una lira, forse più adatta. E quindi ho dato questo tono molto declamatorio, molto narrativo al brano, e seguendo anche poi appunto quello che dicevo prima, cioè l'idea che la musica debba essere una sintesi per la mia personale ricerca e, come dire, il bisogno di esprimersi, di arrivare al pubblico. La seconda parte del prologo invece è molto più astratta e racconta, con insomma, un breve contrappunto a due voci, il dialogo fra Marco Polo e Kublai Khan, un dialogo che in un punto del libro si dice essere puramente nella mente, puramente intellettuale, quindi puramente astratto. E in questa sezione appunto c'è questa rappresentazione astratta dei due pensieri che si incontrano e si armonizzano. Finito il prologo, dal quale poi, come dire, nascono tutte le melodie, tutti i colori che verranno poi sviluppati in seguito, cominciamo con le città. La prima è Melania, che è una città che Calvino descrive come perennemente in movimento, quindi una città da ritmo molto frenetico, che è caratterizzata da una serie di persone che ricoprono dei ruoli e che, come dire, c'è questa frenesia circolare in cui ognuno ricopre il suo ruolo, corre, fa sempre le stesse cose e quindi secondo un ordine, come dire, caotico ma in qualche modo stabile. Se non che a un certo punto qualsiasi evento catastrofico, come può essere la morte di una persona o, non so, la chiusura di un'attività, un lavoro, insomma, un qualsiasi tipo di evento, come dire, fa da taglio, e quindi questo circolo diciamo, di follia, questa follia circolare in qualche modo si riassesta sempre sugli stessi ruoli, ma interpretati da attori diversi. E quindi io musicalmente ho preso alcune delle melodie già presenti nel prologo e le ho, come dire, montate in varie tonalità con vari ritmi, inframmezzandole con degli eventi, diciamo, catastrofici, con degli eventi di rottura musicale. E quindi ci sono sempre queste due melodie che però ogni volta cambiano un po' il ritmo, cambiano tonalità, cambiano colore armonico, insomma, si muovono, ecco. E quindi, diciamo, ho cercato di rendere in qualche modo questa varietà, questo sovrapporsi di circolarità diverse, inframmezzate da appunto eventi di rottura. La seconda città che ho scelto è Fedora, che viene dopo un breve interludio, un interludio che ricorda comunque sempre il clima astratto del dialogo tra Marco Polo e Kublai Khan. E dicevo, Fedora è la città che Calvino descrive essere di cristallo e descrive essere, descrive, scusami, avere un palazzo centrale, nel quale ci sono, come dire, delle ampolle sempre di cristallo, no, delle ampolle, delle sfere di cristallo, all'interno delle quali ci sono varie immagini della città, cioè di come sarebbe potuta essere la città. Quindi noi abbiamo una città all'interno della quale c'è un palazzo con tutte queste piccole sfere di cristallo, all'interno delle quali c'è sempre Fedora, però con qualcosa di diverso, quindi le possibilità di ciò che sarebbe potuta essere. Io l'ho immaginata musicalmente, innanzitutto con un tono molto astratto, molto lirico, molto sospeso. E come dire, ho voluto rendere questa molteplicità, quindi questo essere sostanzialmente sempre, grosso modo, la stessa città, però con delle possibilità, come dire, infinite. E quindi ho preso sempre le solite due melodie che ho, come
come dire, identificato dall'inizio, e le ho di volta in volta montate, come dire, sezionate, rimontate in vari registri con vari, con vari colori armonici, per rendere quest'idea appunto di, come dire, di varietà, basata però sempre sullo stesso materiale. Quindi c'è questo lirismo molto sospeso, molto astratto, che viene in qualche modo, come dire, a cambiarsi di volta in volta. Senti, però sempre poi Lorenzo, con le stesse musiche. Scusa, ma tutte queste tracce poi sono visibili da qualche parte? Perché adesso noi l'intervista sta volgendo al termine, manderemo la traccia che tu ci hai mandato. Dove possono vederle i radioascoltatori? Dove possono ascoltarle? Allora, su YouTube c'è, ah, su YouTube, okay, c'è il mio canale, okay. Lorenzo Sorgi, Città Invisibile, le trovate lì, le trovate. Ah, perfetto. Allora, per i radioascoltatori, canale YouTube di Lorenzo Sorgi, è proprio così il tuo? Sì, sì, è un cognome. Ok, perfetto. Allora, senti, noi ci salutiamo mandando la traccia che tu ci hai mandato, che così la facciamo ascoltare, e dandoci appuntamento magari... Dimmi. No, dicevo, ci tenevo a specificare che la traccia che manderete è il prologo e Melania, quindi l'inizio e la prima città. Sì, 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 che dura circa 5 minuti e 40 secondi, ecco. Questo, perché le altre due durano un po' di più, giusto? Sì, sì, certo, sì. Anche a livello radiofonico le tempistiche vanno bene così, 5 minuti, le altre due poi... si possono ascoltare tranquillamente su YouTube, o c'è circolazione un qualcosa, certo, un disco? C'è, sì, una pubblicazione per Sinfonica Edizioni, che è sia CD che spartito. Ah. E questo lo trovate sempre nel link al mio canale YouTube. Io su ogni video ho messo poi il link alla pagina dell'edizione. Perfetto, allora noi salutiamo Lorenzo, grazie di essere stato qui con noi. Grazie a te, grazie a voi. E mandiamo appunto la traccia. Grazie, ciao, ciao Lorenzo. Grazie, ciao, ciao, buongiorno.